Salve a tutti, siamo alla lezione numero 34, faremo un riepilogo sul periodo musicale. In questa lezione cercheremo di riassumere le nostre conoscenze e applicarle alla costruzione musicale. Struttura A A1 in 8 più 8 misure. A è un periodo che poi sarà riproposto variando la melodia, mentre la struttura armonica rimarrà sostanzialmente uguale. Le differenze potranno esserci nelle due conclusioni. Generalmente A termina al quinto grado, preceduta da una dominante secondaria, mentre A1 termina in tonica. Gli esempi che seguono illustrano questa struttura in modo maggiore e minore. Improvvisiamo l'accompagnamento e poi aggiungiamo la melodia. La struttura armonica proposta è questa: Fa maggiore. Ora improvviserò l'accompagnamento e la melodia, tempo 3/4. L'esempio in modo minore, tonalità di re minore, tempo 4/4. Ci sono due accordi per ogni misura. Ora parliamo della melodia da armonizzare. Una melodia pensata nello stile tonale non può essere improvvisata senza pensare contemporaneamente al basso che la completi. Nei prossimi esempi dovremo cercare l'armonizzazione più adatta alle melodie proposte. Scriveremo il basso numerato e poi sceglieremo la formula d'accompagnamento più adeguata. Ricordiamo che la prima nota di una misura è quasi sempre reale, ma potrebbe essere anche un'appoggiatura. Il ritmo melodico iniziale può essere tetico quando comincia sul primo movimento della misura. In questo caso la melodia e l'accompagnamento generalmente iniziano insieme. Può essere anacrusico quando comincia in levare, e in questo caso l'accompagnamento inizia la seconda misura e le note in levare sottintendono spesso un'armonia ditonica anche se non espressa. L'esempio che propongo è una melodia scritta in tempo 3/4, inizio anacrusico. Thank you.
Il prossimo esercizio, numero 153, è in tempo 6 ottavi in tonalità di La minore. Parliamo ora della melodia al basso. Una melodia posta al basso, oltre che essere melodia, deve svolgere anche la funzione tipica del basso, cioè fare da fondamento alla struttura armonica. Sarà quindi un basso fiorito accompagnato dalla mano destra. L'esempio è in Sol maggiore, tempo due metà. Il prossimo esempio è in Mi minore, tempo tre quarti. Struttura A-B-A1 in 24 misure, la struttura più grande che fino a questo momento riusciamo a fare. Sappiamo che questa struttura tripartita è formata da un tema iniziale A, una parte contrastante B e dalla ripresa A1. Proveremo a realizzarla sul tempo tre quarti a varie velocità. Se decideremo per un'esecuzione veloce, in 1, metteremo poche note alla melodia. Tutto si svolgerà brevemente e il ritmo dell'inciso iniziale sarà l'elemento più caratteristico. Potremmo giocare sull'interesse che suscita l'insistenza attorno a una sola nota. Suoniamo l'esercizio che segue realizzando l'accompagnamento, dapprima a tempo moderato e poi più velocemente seguendo le indicazioni dinamiche e agogiche. Tempo tre quarti, tonalità La minore. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.